Allora, buonasera, benvenuti per la maggior parte di voi e bentornati per qualcuno da Io ci sto. Il progetto curato da Marcello ve lo esporranno gli autori e i relatori. È un progetto composito di prosa, di poesia, d'arte, quindi è molto molto interessante ed è bello che poi sia seguito con tanto interesse da un pubblico essenzialmente giovane. Complimenti a Marcello che riesce a coagulare intorno a sé tante energie. Io invece sono qui per parlarvi veramente un minuto di Io ci sto. Siamo al decimo anno da quando in questo quartiere avevano chiuso tutte le librerie e da un post su Facebook, cioè una cosa assolutamente dell'Italia, è nata Io ci sto. Il post diceva: perché non ce la facciamo noi una libreria, visto che in questo quartiere, che è il quartiere a più alto tasso di lettori della città, stanno crescendo le patatinerie. All'epoca era il momento delle patatinerie e chiudevano le librerie, avevano chiuso tutte, erano restate solo le bancarelle, che sono una libreria, però non sono il luogo. E a questo posto, invece di mettere semplicemente dei like, la gente, i cittadini, soprattutto del governo, ma non solo, cominciarono a dire: io ci sto. E questa è la spiegazione del nome di questa libreria, che poi è qualcosa che è restata nel DNA, perché Io ci sto significa essere, essendo noi un'associazione, esserci quando siamo chiamati anche ad azioni di carattere sociale. Vi dico che noi siamo negli ospedali, siamo nelle carceri, siamo nei luoghi di cura e di sofferenza con i nostri volontari e soprattutto con i nostri libri. In questo periodo siamo anche il doposcuola per una serie di ragazzi e bambini che sono dovuti scappare dalle bombe in Ucraina 2 anni fa. Le nostre socie volontarie gli fanno da doposcuola. Dopo averli accolti e avergli insegnato i primi rudimenti in italiano, adesso li seguono nel percorso scolastico. Questo è solo uno dei tanti aspetti di quello che è Io ci sto. Io ci sto è anche organizzatrice con Gialli.it del Festival del Giallo Città di Napoli. A breve ci saranno grandissime, diciamo la terza edizione, ma ci sarà una grandissima notizia proprio a breve. Aspettiamo di concludere alcuni contatti. Non vi dovrei dire altro se non che in questo decimo anno chi si associa Io ci sto paga solo 30 euro e ha diritto allo sconto del 10% su tutti i libri e su tutte le manifestazioni che si svolgono qui. Altro non vi devo, buona presentazione. Grazie, io intanto ci tengo innanzitutto a ringraziare la libreria Io ci sto per averci accolto qui per questa presentazione e per aver accolto questi giovani meravigliosi artisti e grazie soprattutto a voi per essere qui e per ascoltare quello che loro hanno da dire e per accogliere comunque un progetto giovane, perché ci tengo prima di iniziare appunto a far emergere subito la bellezza di questo progetto Cavallucce e Cotton Fioc, che sta proprio nel fatto di giovani artisti, giovani autori che credono nella bellezza, credono nell'amore, credono nella passione. E permettetemi di dire che non è assolutamente scontato, no? Al giorno d'oggi l'arte fa anche un po' questo, cura le ferite, cura le storture, cura le bruttezze, no, che capitano, ci sono inevitabilmente nella vita, però c'è un rifugio di bellezza, c'è un rifugio di sentimento ed è proprio quello che emerge appunto dalle parole, dalle illustrazioni, dalle foto, dall'arte che trova il suo senso unito, il suo insieme appunto in Cavallucce e Cotton Fioc. Quindi veramente grazie per essere tutti quanti qui.
E dunque io partirei con il presentare, no? Quindi partirei con Marcello, che ha curato appunto il libro Cavallucci e Cotton Fioc, al quale ha dedicato sicuramente delle meravigliose parole. E dunque partiamo subito proprio dalla scelta del titolo, che si riferisce ad un'immagine di Justin Hoffman. Quindi perché è stata scelta questa immagine evocativa? Perché poi Cavallucci e Cotton Fioc parla molto, no? Attraverso queste immagini disegnate anche proprio dalle parole, e ci tengo proprio a dire disegnate perché sono molto molto evocative, e quindi è veramente un libro molto evocativo. Quindi perché proprio partire da questa immagine? Sì, buonasera a tutti. Allora, l'immagine di Hoffman, che ha vinto il World Press Photo qualche anno fa, magari la ricordate, è quella di un cavalluccio marino, un ippocampo nello specifico, che cavalcava un cotton fioc. Inizialmente l'immagine ha suscitato grande ilarità, come dire, cavalluccio che carino sul cotton fioc. Poi ci siamo resi conto, poi guardandola meglio e con la discussione che si è aperta, che in realtà è il simbolo della resistenza della natura. La natura resiste. La natura resiste alle storture, si adegua, si adatta a qualsiasi situazione, e quindi i poveri cavallucci marini vivono su cotton fioc, le testuggini rimangono incastrate nelle plastiche, in ciò che buttiamo nel mare. La natura si è adattata. La natura si è adattata a Hiroshima, a Nagasaki, tutto cresce e continua a vivere. Allo stesso modo io reputo che noi esseri umani ci adattiamo alla realtà, alle strutture, alle difficoltà, alle bruttezze, e la nostra arma in più, che il nostro cotton fioc nello specifico, è proprio l'arte. L'arte in tutte le sue forme, dalla danza alla poesia, passando per il disegno alla fotografia, quindi la resistenza artistica. E questa resistenza artistica chiaramente nasce dalla coesione, dal fare rete. E quindi, a mio parere, coloro che come me sono stati fortunati, molto fortunati nella vita, hanno avuto tante occasioni e tante cose belle, devono necessariamente fare rete e dare opportunità a coloro che meritano occasioni. E in questo caso, in questo progetto nello specifico, ho voluto coinvolgere loro. Poi c'è anche Alessandra, ci sono Erika e un altro tizio di cui non ricordo il nome. Era una battuta, stavo scherzando, chiaramente si chiama Federica, che hanno mostrato un talento straordinario. Quindi noi abbiamo creato qualcosa che sia il quanto più sinfonico, che è proprio l'espressione della resistenza, di come i giovani possono avere voce e devono avere voce, perché la generazione poetica, fino a prova contraria, la nuova generazione poetica esiste, che poi non venga ascoltata, questo è un altro discorso. La nuova generazione di fotografi, di illustratori, di musicisti esiste. È soltanto che non ha voce. E dato che non abbiamo voce, ci dobbiamo mettere più vicini, perché in questo modo si crea una cassa armonica che ci può fare risaltare di più. E mi piace l'idea di stare qui. Io ci sto. Noi siamo qui. Siamo il simbolo di una resistenza, di qualcosa che non si arrende, che non vuole arrendersi alla crudeltà della realtà. Quindi noi siamo qui. Siamo noi, i cavallucci, su piccoli cotton fioc. Beh, direi che è una presentazione perfetta, ma direi che è anche un po' un'immagine di una parola chiave, no? Che io chiamerei proprio attesa, l'attesa di scoprirla questa bellezza, imparare ad attendere, che automaticamente è anche un imparare a sperare, no? A sperare in un qualcosa di assolutamente positivo. E che questo ci porta anche poi ad un'altra sfumatura di Cavallucci e Cotton Fioc, che fondamentalmente si parte da quello che può essere un dramma personale proiettato automaticamente in un dramma che poi è collettivo, quindi in un impegno che diventa automaticamente collettivo di tutti, non si esaurisce nel singolo. E infatti, Marcello, insisto ancora un po' con te, io partirei sicuramente con la lettura di un tuo brano, che è proprio Attesa Donatori, che secondo me mette in luce assolutamente questo aspetto del dramma singolo che diventa anche dramma collettivo, no? Impegno collettivo. Quindi ti farei leggere. Sì, e io invece te lo racconto. Io invece te lo racconto anche perché qui
c'è una persona che lavora con me ogni mattina in reparto, quindi sa bene cosa significa lavorare con le fragilità e sa che significa incontrare il dolore quotidianamente. E c'è una questione karmica che in un certo qual modo mi insegue da qualche anno, che non riesco proprio a scrollarmi di dosso. E vabbè, qualcuno di voi lo sa, ma io da bambino sono stato malato. Questa cosa non è particolarmente rilevante per la mia persona, sono uguale a prima, uguale al giorno prima, uguale al giorno dopo, insomma questo non mi rende né un eroe né semplicemente un dato connotato, tanto pelato ero, pelato sono, non è cambiato niente. C'è qualcosa però di interessante che è rimasto nel sostrato della mia anima, proprio nei muscoli che senti addosso, ed esce in maniera improvvisa in anfratti dell'anima che pensavi di aver sepolto. E un esempio è appunto il brano che ho scritto, che è stato scritto da me tanti anni fa ormai, perché questo libro ha dei squarci poetici e di prosa che appartengono a tutto un repertorio di un'anima tormentata e non sono cronologici, anzi sono molto confusi, ma c'è una coerenza tra di loro, è un viaggio che per fortuna si conclude bene. E questo percorso parte dal semplice gesto di donare il sangue, che è un gesto banale, se vogliamo, però acquisisce nella mia storia personale un valore incredibile, perché dato che non avevo prontezza e consapevolezza di quello che era accaduto fino a poco tempo fa, io in realtà il sangue già lo donavo prima, cioè io prima di scoprire che ero stato malato già ero in ospedale a donare il sangue, quindi c'è stato sempre qualcosa dentro me che mi ha detto: guarda, tu devi fare qualcosa, devi muoverti verso l'altro. E poi purtroppo quella malattia che tutti quanti conosciamo e mai nominiamo coinvolge tutte quante le nostre esistenze in un certo qual modo, e quindi è proprio quello il discorso, che noi possiamo fare il minimo per gli altri, ma lo stiamo facendo per noi e per una comunità intera. Quindi ogni nostro gesto, ogni nostro respiro verso l'altro è qualcosa di incredibile, di magnifico. Quindi invito tutti a fare questo gesto, perché io ne avrei avuto bisogno, ma fortunatamente qualcuno lo ha fatto per me, e quindi è straordinario come il cerchio si chiuda e l'arrivo della supplenza quest'anno all'ospedale è proprio incredibile. Cioè, è arrivata la supplenza per lavorare in ospedale con i bambini che sono fragili, esattamente nei giorni in cui ero libero dall'altra scuola, improvvisamente va bene, ok, si è chiuso un cerchio. Quando io ogni mattina o insomma due volte a settimana metto il camice e mi guardo, vedo chi è stato con me in quel momento, chi mi ha tenuto la mano, e quindi è tutto incredibile. E quindi la vita è una storia assurda, però dobbiamo essere partecipi e appunto dire: io ci sto. E imparare, direi, anche a saper coltivare. E quindi passiamo a questo punto alle interferenze poetiche. Bellissimo, tra l'altro, ecco, queste parole che insomma vengono mai stoppate, però integrate appunto con queste interferenze poetiche, quindi questa scelta dei titoli è anche sempre molto evocativa. E tu in particolare, Riccardo, hai scritto questa poesia, Coltivare, dove a un certo punto dici, a pagina 88, io latito ancora in mezzo alla fuliggine. Ok? Insomma, no? Appunto, in mezzo alla fuliggine, farsi spazio per un qualcosa di bello, farsi spazio per appunto imparare a resistere, come diceva appunto Marcello, e per imparare a cercare appunto la bellezza. E soprattutto nelle tue poesie
in particolare scegli sempre in qualche modo la forma breve, ma parlando soprattutto l'amore, ricercando dell'amore, no? Quindi non so se vuoi dire qualcosa appunto a proposito di ciò. Buonasera a tutti e primis grazie mille per essere qui. E connettendomi a quanto appunto ho appena detto, sì, è questo. E, per quanto riguarda appunto la forma breve, effettivamente è molto importante per me. Mi collego anche a quanto detto per quanto riguarda la bruttura, ecco, del mondo. Per me scrivere, per me fare arte, io scrivo, ma effettivamente mi dedico a tantissime altre forme artistiche. E è per me proprio un modo, come appunto abbiamo detto, di cercare la bellezza che c'è nel mondo. Io dico sempre a volte che non penso avrei potuto fare nient'altro nella vita se non dedicarmi a qualcosa di artistico. Io nella vita faccio il fotografo, quindi effettivamente noto quanto non avrei potuto fare altro che lavorare nel mondo dell'arte, perché è proprio questo l'obiettivo, quello di dare a questo mondo che di bruttezze ne ha e ne avrà costantemente, sfortunatamente, per quanto ci possiamo impegnare, dare un qualcosa di bello, dare un tocco di aria, un respiro d'aria fresca, ecco, ed è quello che dobbiamo fare con l'arte. Per quanto riguarda la brevità, io l'ho scelta perché per me l'arte, scusate, la scrittura, è uno strumento di analisi che utilizzo e che cerco di far utilizzare anche le altre persone per scandagliare noi stessi, cercare di capirci, di conoscerci, di indagarci, perché è comunque una cosa veramente complicata, cioè per quanto possiamo analizzarci rimane sempre una parte di noi che non conosciamo benissimo e che impariamo a conoscere, cioè ci sono sempre scoperte nuove che possiamo fare su noi stessi, e l'arte io penso che sia veramente una di quelle forme di anche comunicazione che ci aiuta in questo, cioè in fare arte per me è catartico, è un qualcosa che mi ha aiutato, mi aiuta tuttora appunto a conoscere me stesso. Uso la brevità perché voglio che, per quanto riguarda la poesia, la scrittura, che ciò che dico arrivi dritto, cioè io non amo fare giri di parole, per quanto le parole che uso siano studiate, cioè nel senso, ovviamente le bozze che io scrivo possono rimanere bozze anche mesi interi, sono poesie che io ho rivisto veramente per mesi, però devono rimanere brevi, non faccio molti giri di parole, infatti questa raccolta, queste interferenze che ho inserito in questo libro, si vede, sono tutte poesie di pochi versi. Mm-hmm. E questo è molto importante per me, per la comunicazione che voglio avere con gli altri. L'altra persona deve riuscire immediatamente deve arrivare dritta come una freccia quello che io dico alla persona. Per quanto appunto, ribadisco, le parole devono essere analizzate alla millesima. E come ha detto appunto anche, come abbiamo detto prima, appunto anche l'amore è un argomento importantissimo per me ed è quello che effettivamente in questa raccolta esce di più, in quanto appunto quasi tutte le poesie parlano d'amore. Vorrei appunto leggervene magari una, che, così per incominciare anche poi a capire di che parla la raccolta. E quella che vi leggerò è Al tramonto, che in realtà è una delle mie poesie che preferisco, quella che più ho a cuore, e così la leggo un secondo. Sangue nel cielo al calar della sera, cascate di miele di sangue, d'amore e di lacrime. Fiori secchi si colorano d'oro e d'argento, esalando l'ultimo respiro. Il vento carezza anime fragili in volo tra le stelle, e gli amanti illusi si preparano al tormento della notte. E è molto importante effettivamente, proprio perché, vabbè, l'ho scritto in un momento particolare, diciamo, però in generale, come si può anche vedere da questa poesia, mi piace scandagliare anche per esempio l'amore, il sentimento, che tipo di conseguenze, ecco, può avere sull'animo di una persona, sulla vita di una persona, come tutti gli altri tipi di sentimenti. Quindi appunto ribadisco, l'arte, il creare arte, lo scrivere in questo caso è catartico, quindi è un momento di indagine che noi abbiamo con noi stessi, ed è questa anche la bellezza poi di condividerlo con gli altri, proprio perché la poesia, ok, è mia, parla di me, ma parla anche di tutti quelli che leggeranno le poesie, o comunque che guarderanno un quadro, che guarderanno le illustrazioni. Anche questo mi è piaciuto molto di questo progetto, l'essere multidisciplinare, cioè quando parlo di arte, perciò ribadisco, parlo di tutte le forme artistiche, il guardare qualcosa, un qualcosa che qualcuno ha creato e che quindi parla di quella persona, non parla veramente solo di quella persona, ma può parlare effettivamente del mondo intero. Questo. Bravo,
catarsi, si sente? Sì. Catarsi e amore che provengono anche da suggestioni, no? In qualche modo, Corrado, provocato anche, diciamo, da quello che può essere anche un paesaggio immerso nella natura, e ci sono anche diversi elementi che entrano in gioco a proposito di ciò, da suggestioni create come se si guardasse ad un esterno, no? Da una finestra, e suggestioni create anche appunto da quella che può essere la natura, e quindi una realtà che magari noi spesso diamo per scontata, che ci circonda in qualche modo, ma sono delle interferenze poetiche tirreniche, ecco, che la sezione appunto che porta anche diciamo appunto il tuo nome, e quindi spesso anche nelle tue poesie o comunque in questa sezione si richiamano questi riferimenti alla natura, ad una natura, se vogliamo, anche un po' romantica, no? Che ci provoca un qualcosa. Sì, in realtà, come abbiamo introdotto prima, Cavallucci e Cotton Fioc inizia nell'acqua che in realtà, se vogliamo, costituisce la parte decisamente preponderante di questo pezzo di universo su cui in qualche modo siamo capitati. Ora, perché tirreniche? Tirreniche perché per me il Tirreno è sempre stato in qualche maniera quello spicchio di Mediterraneo sul quale io ero affacciato. Mediterraneo che per me è, mio malgrado, per fortuna, le mie radici, dove sono nato, dove sono cresciuto, ma anche un po' quello che forse meglio, per come la vedo io, incarna la complessità della realtà in cui ci troviamo. Perché il Mediterraneo è sanguigno, è dolente, però è anche ciò che alla fine costituisce il limite ultimo di quella folla che sono le città enormi ed infinite sulle quali siamo nati e operiamo. Il Tirreno, in particolar modo a Napoli, alla fine è quell'ultimo scampolo di spazio che esce dopo che ci perdiamo alla fine nel fitto dei palazzi in cemento armato, che sono sempre troppo vicini in questa città, sempre troppo gli uni sugli altri. E in qualche maniera quindi è l'ultimo porto sicuro, proprio perché il porto più sicuro è quello che ci porta lontano forse dalla folla. Ora, perché si scrive? Si scrive, come abbiamo detto, un po' per comunicare, un po' per esprimere un'idea di vita. Io personalmente scrivo per non dimenticarmi. Non ho mai un'idea ben precisa quando inizio a scrivere, è una cosa che mi capita, un po' come quando si ama, non amiamo per scelta. Sappiamo certamente perché amiamo, ma per lo più amare non è scegliere, ma forse è proprio scivolare. È scivolare perché in qualche maniera bisogna respirare. E si può scrivere tanto per scappare, per viaggiare, che per rendere forse la prigionia un po' più dolce. E questo è ad esempio il caso di una forse delle più recenti delle opere che ci sono nella poesia, che è proprio Fuori dalla finestra, che fa più o meno così. Sole di piombo dietro le sbarre, giostre di gambe nell'aria pesante, balli sul prato fuori dalla finestra, gettando fiori e polvere nella mia stanza, perché mi possano fare compagnia. Io sono nell'angolo, di là della grata, che tocco le corde per dimenticare la fame. Passeggio le dita all'inganno sul rame, distraendole mentre cercano, scivolando lente, il tuo basso ventre. Come se il legno potesse strapparmi da qui, ma ho sale sulla lingua, le labbra spaccate, le mani nostalgiche e voglia di bere. Io non ricordo con precisione quando ho iniziato a scrivere nella mia vita. È una cosa che c'è sempre stata in qualche maniera, un po' per non dimenticarmi, un po' per ricordare il peso che aveva avuto la mia vita, che confrontata nella folla immensa in cui noi tutti operiamo ogni giorno, poteva essere una cosa effimera, e invece ogni tanto era anche opportuno ricordarsi che c'eravamo. Juanita, o Fuori dalla finestra, nasce al contrario per ricordarmi che c'era il mondo, perché come tutti quanti eravamo chiusi in casa e c'era bisogno di un posto in cui andare in qualche modo, perché vivere e resistere da un lato è supportare, curare l'altro, ma curare anche noi stessi e in parte anche sopportare.
ecco quello che ho cercato di fare in quel caso, è stato andare da qualche parte quando non potevo andare da nessuna parte. Grazie. E ecco, ritornando anche al concetto di io ci sto, no? Io sono qui, quindi ecco, si legge in una poesia qui ed ora che indica proprio la condizione di esserci, no? Di essere presenti in qualche modo. Ce ne puoi parlare, Marcello? Sì. Allora, chiaramente il libro ha una densità e una complessità notevole. E prima di tutto un attimo spiegare la struttura perché è un pochino complessa. Allora, si comincia con due poesie, poi c'è una sezione di prose, poi ci sono delle interferenze poetiche, una delle interferenze poetiche, le splendide interferenze poetiche di Corrado, poi comincia una seconda parte che sono di nuovo poesie, nel frattempo ci sono anche le interferenze poetiche di Riccardo. Nel frattempo abbiamo delle illustrazioni e delle fotografie che non fanno sì che il pensiero si fermi, anzi, e si espanda il più possibile. Quindi abbiamo più letture fatte da due bravissimi artisti e poi abbiamo anche una colonna sonora che è originale. Purtroppo non c'è Alessandra oggi, ma è un vero peccato. Alessandra ha composto 4 canzoni specificamente per il libro, che voi potrete ascoltare con il QR code. Non c'è altro modo. Quindi inquadrando il QR code voi potete ascoltare le canzoni. E questo secondo me è il modo di fare letteratura, un modo sicuramente più immersivo, più coinvolgente, in cui tutti i sensi vengono stimolati. Per quanto riguarda le mie parti, allora, sono, come vi ho detto, non sono cronologiche, ma seguono un loro filo, e la parte, in realtà, quella con le poesie, tutta di seguito, era parte di un progetto precedente che io volevo pubblicare, che si chiamava Voce del Verbo. Voce del Verbo, e infatti, tutti quanti i titoli sono verbi all'infinito, che vanno assolutamente letti insieme alla poesia, perché altrimenti non si capisce niente. Mi raccomando, prima il titolo e poi il resto. Quindi la poesia inizia appunto con il titolo e un verbo all'infinito. Un modo indefinito, una sospensione del tempo, è indefinita, no? Come un po' la nostra realtà. E però in realtà ci sono due poesie che sono in apertura. Mi rendo conto della struttura sia caotica, ma insomma, guardando i personaggi qua seduti, non potevamo fare diversamente. Ed è suggestiva a suo modo e racconta una storia. Anzi, in realtà è un contenitore di storie. E tra queste storie non c'è soltanto la malattia, c'è anche la famiglia, c'è l'affetto, e soprattutto l'amore. Ora, non voglio essere banale, però chiaramente l'amore è l'esperienza, è l'incidente più clamoroso che riguarda le nostre esistenze, e quindi inevitabilmente non si può che parlare di amore. E quando si parla di amore, di solito, come diceva un famoso cantante, cioè quando sono triste scrivo, altrimenti vado a farmi una passeggiata, qua troveremo un tipo di amore che non è soltanto passionale, romantico e meraviglioso, ma c'è anche il fallimento, la tragedia del fallimento d'amore. E qui c'è un abbraccio universale che noi vogliamo fare, perché chiaramente sono esperienze che tutti abbiamo vissuto e quindi che abbiamo voluto condividere. Anche perché la scrittura rimane il porto, l'atto di resistenza più forte che ci sia. E invito a tutti a provare una volta nella vita a fare questa esperienza, perché guardando poi le parole all'esterno i fatti sembrano più piccoli, le malattie diventano più piccole, le situazioni crollano e quindi è più semplice resistere, nonostante la difficoltà che a volte ti uccide, ti perseguita. E volevo leggere una poesia che è praticamente l'ultima che è stata scritta ed è la seconda presente nel volume, quindi c'è un po' di confusione, però ha un suo senso. Leggendo poi ci sarà tutto un contesto. E lui, lei, la nostra princess,
ha fatto riferimento a qui ed ora, l'espressione hic et nunc che i latini utilizzavano per appunto dire qui ed ora, e qua è rimasto soltanto il qui, perché ora non c'è più. Ora non c'è più, e in questa poesia io traccio sostanzialmente una storia d'amore, la mia, quella di chiunque altro, insomma, è uguale, non cambia niente, non c'è nessuna differenza. Qui ed ora, ai piedi dello specchio, un incrocio di mani madide, disfatte consolazioni appena riflesse. Tu mi prometti tempo, fiato, larghezza di spazio. Io ti sorrido con un sorriso stanco. Qui e ora, solo una strofa e un anno passati, le mani già orfane, ingannano nel saluto, ghiaccio nel letto, distanti gli umori, che cercano instancabile un incontro tutto nuovo. Atomi esuli, in un universo chiuso a chiave, da una pila di tenebre. Tu mi avevi promesso, e io ti avevo accennato, lungimirante ed esausto, uno strascico di labbra, con un effluvio tra i denti, di malinconica desolazione. Qui ed ora, la poesia è finita, la stanza vuota, il letto, il corpo, gli atomi, il lenzuolo matido, gli umori, i fiati, le disfatte, le consolazioni, gli universi, le chiavi, sono miseria di ricordo. Tu mi avevi promesso, io già sapevo, ma non immaginavo, no, non potevo immaginare, che la morte con te potesse essere così dolorosa. E poi ecco, mi riallaccio a quello che dicevi, c'è solo, ecco, l'ora, ecco, in qualche modo l'ora non c'è più, ecco, no? Quindi un po' rimanda alla questione di un qualcosa che ormai è successo, irreversibile in un certo senso, no? Non possiamo farci più niente se non andare avanti, se non raccogliere anche un po' quelli che sono i pezzi e provare un po' a ricucirli, a creare, se vogliamo, delle cicatrici e guarire quelle cicatrici, ecco, tutto quel discorso attraverso l'amore, attraverso l'arte. E ci sono diversi brani, appunto, in Cavallucci e Cotton Fioc, per esempio anche un tuo brano, Canti di Balena, dedicato per esempio anche a persone che purtroppo non ci sono più, non ci sono più anche per una mancanza di, se vogliamo, comunicazione da parte dell'umanità, quindi anche quello che si diceva prima, no? Di l'arte che è comunicazione, l'arte che è amore, diciamo l'umanità che dovrebbe imparare a comunicare, ecco, fondamentalmente, e molto spesso non lo fa, se ne dimentica, quindi vorrei che ognuno di voi commentasse, ecco, questo impegno di trasformare l'arte appunto in un'arma di comunicazione, non soltanto nel personale, ma proprio nel appunto per quanto riguarda proprio l'umanità in generale. E siamo appunto in un periodo di guerre, di tante questioni, no? Che purtroppo sono più che negative e che si affollano sempre di più al giorno d'oggi. Sì, stamattina in classe, vabbè, io il giovedì ho 5 ore, ho dedicato tutte quante le mie 5 ore alla spiegazione del giorno della memoria. E l'ho fatto attraverso le poesie di Primo Levi, la lettura integrale di Se questo è un uomo ha molto destabilizzato, devo dire, ragazzi. Ho raccontato attraverso le immagini che ho scattato l'anno scorso ad Auschwitz. Perché un conto è prendere un libro di storia, aprire una pagina e fargliela vedere. Un conto è una narrazione così, magari sterile, didascalica, non vissuta. Io stamattina con le lacrime, ero proprio devastato, perché poi l'anno scorso è stata una delle esperienze migliori o peggiori, poi è una questione meramente prospettica, ma è stata un'esperienza incredibile andare ad Auschwitz, e quindi la prima cosa che ho fatto, tra l'altro erano giorni di Natale, insomma, giù di... Prima cosa che ho fatto anche in concomitanza alla giorno della memoria, che è il 27, di raccontare ai ragazzi, perché è necessario. E ho visto che l'ausilio delle fotografie, l'ausilio delle parole e delle poesie li ha veramente colpiti. Ed è questo proprio il discorso che noi possiamo mettere in campo in quanto nuova generazione di scrittori, poeti, artisti, quello di fare rete, di creare
delle reti di bellezza, così da incastrare le persone. Le persone non devono rimanere incastrate soltanto nella rete, nei guai e nelle stupidaggini, ma possono anche rimanere incastrate nella bellezza. E quindi qua sta a noi sempre ricamare, sempre coinvolgendo i giovani talenti. Io non mi stancherò mai, nonostante sia faticoso, di magari far ridere, io dico, a giovani talenti, ma in realtà loro sono molto giovani. Sì, a tuo modo, vola a cambiare il pannolone. Non è una battuta, devi essere più cordiale, più gentile, e coinvolgere le persone, perché i libri non devono essere un atto di egocentrismo, una masturbazione intellettuale, devono essere un concentrato di bellezza. Da soli siamo veramente piccini, invisibili, microscopici, invece facendo gruppo si può creare. Secondo me è questa la chiave del futuro, anche per coinvolgere nuove generazioni, quella di fare rete. A me piacerebbe vedere sempre presentazioni con le ballerine, con la musica, che siano spettacolari, che devono rimanere, devono essere un pugno. Non deve essere, vabbè, venga a sentirti, perché deve essere qualcosa di bello. Sta a noi, tocca a noi, quindi è il nostro turno. Ovviamente concordo perfettamente con quanto detto da Marcello, e proprio parlando appunto di arte come comunicazione, effettivamente che mi viene in mente anche poi parlare anche dei social, di quanto effettivamente siano importanti ad oggi. Spingo molto sempre su questo argomento, di quanto effettivamente spesso li bistrattiamo, nel senso che diciamo oddio i social, ok, però quanto contengono? È vero, contengono anche cose inutili o comunque che non possono, diciamo, avere contenuto, però a volte anche perché noi sappiamo usare, noi sappiamo utilizzare, perché effettivamente questo fare rete di cui parlava anche Marcello ad oggi ci è permesso, ma ci è permesso alla potenza, nel senso che possiamo veramente fare rete con persone che poi spesso sfortunatamente non possiamo neanche toccare, però questo fare rete oggi è ancora di più possibile. Vero, non è quell'arte magari tangibile, quindi non è un libro, non è qualcosa che possiamo toccare o vedere comunque da vicino, però è un qualcosa che ci può tanto aiutare proprio in questo concetto di fare rete. Le notizie che leggiamo, che vediamo, le vediamo grazie anche ai social, grazie a internet. E quindi questo voler, poter e saper utilizzare i social, pure secondo me è una cosa a cui dovremmo ragionare tanto. Il social ci può dare tanto, anche se so una promozione, ma anche a mostrarci e mostrare un qualcosa che sappiamo fare, quindi come ho detto un qualsiasi tipologia d'arte che può collegarci e che può dar modo di far partire una riflessione. Stesso la foto che da cui prendiamo spunto per il libro, per il titolo del libro, la vediamo, l'abbiamo vista perché è girata, perché ha avuto una grande risonanza, ed è, ha avuto una grande risonanza soprattutto grazie ai social, grazie a internet, perché è un qualcosa che noi abbiamo potuto vedere grazie a questi strumenti. Quindi questo, cioè, semplicemente pensare quanto veramente, come dice Marcello, questo fare rete sia importante, e dobbiamo sfruttare tutte le cose che abbiamo oggi in maniera, in qualche modo, utile, in qualche modo consapevole, soprattutto, utile ma anche consapevole, proprio perché possiamo fare tanti danni con i social, come effettivamente è vero, ma possiamo fare anche veramente, veramente tanto, e quindi anche sfruttarli per fare del bene, creare arte, farla circolare e cercare di migliorare il mondo, diciamo. Allora, sicuramente in realtà quando parliamo di comunicazione parliamo di quel piccolo dettaglio che ci permette in qualche maniera di uscire un po' di fuori delle mura troppo strette delle nostre piccole teste alla fine. Se nel tempo le persone sono riuscite a raggiungere importanti traguardi, a crescere, a dare anche qualcosa in più al prossimo e ai posteri, è stato per la loro capacità di interagire e selezionare fondamentalmente ciò che meritava di essere espresso e portarlo avanti, contribuire a costruire qualcosa che sia anche un po' più al di fuori di noi e della angusta ristrettezza di cui subiamo nel nostro piccolo essere solo noi stessi. Però chiaramente la comunicazione, come tutti i grandi strumenti, può essere una bomba o può essere sostanzialmente l'atomo che porta in vita fondamentalmente e garantisce il funzionamento di una comunità gigantesca.
così i social possono essere uno strumento di distrazione di massa di portata devastante, quanto uno strumento di arricchimento individuale e anche quasi di democratizzazione universale dei contenuti. Ciò che è bellissimo dei social è che si ha un accesso, molto spesso non sempre a contenuti di qualità, sono penalizzati dal, secondo me, eccessiva brevità delle nostre attenzioni, anche del formato. Ad esempio, gli short form prevalgono nettamente sui long form, che in realtà invece contengono quei contenuti che hanno sicuramente qualcosa in più da dare all'individuo, però comunque permettono a persone che si trovano agli antipodi del mondo in qualche maniera di confrontarsi e di contribuire insieme a una crescita collettiva. Sta tutto nel imparare fondamentalmente a dosarsi, ad utilizzare ciò che abbiamo davanti e non farci utilizzare. Diceva zio Ben, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, io condivido pienamente, però lo scopo della comunicazione è quello di poter essere quanto più, secondo me, giusta nella sua completezza. Si scrive, come abbiamo detto anche prima, da un lato per sopravvivere, da un lato per supportarsi, dal lato per curare, dal lato anche per sopportare, ma soprattutto per ricordare. E il problema fondamentalmente della comunicazione attuale è che è troppo facilmente in realtà manipolabile da una cerchia di interessi fondamentalmente troppo allineati tra di loro. Sono uno strumento democratizzante, ma non sono uno strumento democratico, perché sono uno strumento posseduto da piccole unità, piccole cellule, che sostanzialmente si autonormano e si autogovernano, come può essere Meta o tutto il resto appresso fondamentalmente. È importante ricordare, anche per non prendersi in giro da soli, è importante sostanzialmente la giornata della memoria, proprio per avere quegli strumenti che ci permettono di guardare al presente in modo un po' più disincantato e essere consapevoli di quello che accade davanti agli occhi, davanti ai nostri occhi. Ad esempio, sicuramente se noi sentiamo la parola Shoah ci vengono i brividi, il freddo addosso. Se la ricordiamo come una formula fissa, avulsa sostanzialmente dal suo contenuto, diventa sostanzialmente una storia davanti alla quale tutti quanti ci mettiamo a piangere. Se invece noi, comunicando, accettiamo la realtà più profonda delle cose e ricordiamo quello che è stata la Shoah, non guardiamo poi a quello che succede in Palestina nella stessa maniera. E ci viene anche un po' più di rabbia, perché diciamo, ma com'è possibile che le parti si siano invertite? Sono gli stessi. La domanda è, sono gli stessi? Siamo gli stessi? Probabilmente sì. E questo è quello che poi ci fa prudere il naso quando leggiamo certe cose. Comunicare quindi sicuramente non deve essere, non vorrei dire un'arte, perché odio abusare della parola arte sostanzialmente, anche perché poi alla fine arte e tecnica sono cose molto lontane e molto vicine tra di loro, ma comunicare è un'opportunità, è una risorsa che va sostanzialmente quanto più possibile staccata da ottiche unilaterali. Oggigiorno forse la nostra missione nella comunicazione è quello di non cadere nella facile trappola del poter ritenere che ci sia soltanto una versione possibile da raccontare, ci sia soltanto una vulgata prevalente, ci siano vittime e carnefici, perché alla fine, come sappiamo, le vittime o i deboli o i giusti sono sempre quelli che alla fine hanno vinto. E nel nostro contingente, con gli enormi strumenti di cui disponiamo, il nostro scopo è proprio quello di assistere in maniera quanto più razionale e quanto più, se vogliamo, umile possibile a quello che ci accade davanti, però ascoltando tutte le voci e non fidandoci sostanzialmente di ciò che l'algoritmo, in modo più ostinato e pilotato, perché parzialmente pilotato, parliamo di strumenti che comunque sono privati, sostanzialmente ci butta davanti agli occhi. Quindi accogliere quello che ci arriva davanti, ma non perdere l'arte della critica, se vogliamo. Ecco, un ultimo aspetto che vorrei appunto analizzare fa parte di una delle ultime poesie, Ripristinare, che in realtà, ecco, in prospettiva comunque di parole che si richiamano, anche se vogliamo, al linguaggio filmico, o comunque si richiamano ad altre forme artistiche, in questo caso c'è proprio un riferimento a Se mi lasci di Cancello, il film, con questa frase: io ancora ti aspetto a Montauk. E quindi ritorna ancora, no, il tema dell'aspettare, dell'attendere. Quindi ecco,
Marcello, vorrei che appunto ci parlassi di questa meravigliosa poesia, Ripristinare. Sì, allora io ho un problema con questo film, cioè, l'ho visto una volta però non riesco più a vederlo, sono 5-6 anni che non riesco più ad aprire Se mi lasci di cancello, appena parte il trailer comincio a piangere come un neonato, e quindi ho voluto dare a questa opera cinematografica di uno spessore, di una bellezza incredibile. Se non l'avete visto stasera, non avete da fatto da fare, prendete, scaricate, trovate su Netflix Se mi lasci di cancello, che è di una bellezza straordinaria. Perché è bello? Perché è vero. Perché le storie d'amore finiscono, ma i ricordi rientrano, rimangono proprio nel DNA, ci modificano la pelle, ci modificano le cellule, e quindi noi siamo parte di quella storia nonostante la storia sia sorpassata. Infatti ho voluto dedicare a questo film, che comunque non ho rivisto perché non ce la faccio, sono ancora troppo fragile, la quarta di copertina. Infatti se la nostra Princess alza il libro, vediamo che nella quarta di copertina c'è proprio un riferimento che l'attore, che Jim Carrey nel suo ruolo fa, e io ancora ti aspetto in quel luogo dove ci siamo conosciuti e abbiamo visto dei ricordi. Anche a telecamere, amici a casa, ciao Jim Carrey, che poi mi sta un po' triste ultimamente, un po' sopra le nuvole. E quindi questo film che mi perseguita, che è diventato ormai un'ossessione, infatti sto pieno di poster a casa, pieno di citazioni ovunque, doveva per forza rimanere impresso in qualche modo. E quindi io leggo questa poesia e poi voglio far vedere anche un'altra cosa, come poi sia ciclico il libro, quindi alla fine abbia un happy ending, ok? Quindi come si supera anche Montauk e si va avanti, perché poi la bellezza sta anche nelle persone nuove che conosci, nelle situazioni che conosci, nell'incredibile amore che poi si incontra. E appunto adesso leggo anche il titolo, perché come vi ho detto prima il titolo fa parte del componimento, se no non si capisce. E tra l'altro l'illustrazione è anche meravigliosa, perché è anche un po' una citazione al film, vedete c'è questa... l'assistente principessa, il lampione che illumina loro due nella neve, che è una citazione appunto del film. Sì, ho chiaramente un problema con questo film. Allora, ripristinare, esattamente il momento, l'abbraccio negato, la fretta di altrove, esattamente lì, quando l'addio poteva essere arrivederci, il tuo profumo colore, il crederci salvezza, la perfezione, disegno astratto di corpi, sotto la luce di un lampione che invece proietta ombre e fantasmi invisibili. Seduto in eterno su un cumulo di eteri assenti e di ricordi da cancellare, io ancora ti aspetto a Montauk. Il tempo non esiste, ma comunque non possiamo tornare più indietro. Il tempo non esiste, non possiamo più, non più, non indietro, non noi, non noi. Se ne sono andati via tutti, proprio tutti. Applauso. Ho bisogno di conforto morale, scusate. Tra l'altro è una citazione del film, l'ultima frase, quando lui rimane da solo, che lei lo ha abbandonato perché non è mai tornato a Montauk, bastardo. Lui lo dice, lui c'è una scena meravigliosa in cui è da solo, nello stesso posto in cui si sono incontrati, e dice se ne sono andati tutti, via tutti. E quindi ho voluto fare questa citazione perché ci tenevo tanto. Ma... La vita è un percorso straordinario, come abbiamo detto, e in realtà la poesia che chiude il libro è una nota positiva, è qualcosa di bello. Quindi nel libro c'è una poesia allegra. A pagina 106, dopo 105 pagine di lacrime, malattie, riflessioni, citazioni letterarie altolocate, c'è. Una poesia allegra. Poi ci sono le nostre facce, quindi non so, questo se... che sono allegre, sono sorridenti, soprattutto Corrado che è molto bello, ma anche Riccardo, perché se no t'offende e poi dice che c'ho le preferenze, ma io ho le preferenze. Allora facciamo le persone serie, perché qua se no qua è una valle di lacrime, la facciamo piangere tutti, insomma. Allora ora leggo il titolo, perché vi ricordo che il titolo
quando fa parte della poesia. Se no poi dicono non si capisce la poesia, perché non si capisce perché non avete letto il titolo, manna. Pure Ungaretti lo faceva. Dicono che non l'hai avvisato. Che non l'ho avvisato, l'ho detto un sacco di volte, pure la registrazione, e il titolo c'è... devo mettere il tutorial, come leggere la poesia. Bisogna leggere la poesia, che è il verbo all'infinito. Risuonare nelle vibrazioni di ogni parola che la lingua curva, affina, dipinge, e su tutti gli oggetti, tutti i mitocondri, le bolle, le radici, le piastrelle, in tutto ciò che sento, che tocco, che assaggio, che vivo, che respiro, che coloro, c'è l'eco del gemito condiviso, il dolce sentore della tua pelle, distesa distrattamente sulla mia, c'è quel museo miracoloso che è il tuo sesso, rifugio vergine dopo ogni ergasto. La signora ride perché ha sentito sesso. Ci sono le tue labbra nude e infiniti, deliziosi silenzi. Ed è così che noi, amanti imbavagliati di Magritte, non riesco a leggere fino a là, finalmente possiamo sfiorarci. Non ho bisogno più di arrendermi. La guerra, ora, è finita. E questa... Se chi volesse fare una breve storia letteraria sulla mia produzione, questa in realtà è una citazione, perché io nel primo libro di poesie, che ormai risale al... avevo ancora i capelli. Ma perché ridi? Non deve sempre far ridere. Cioè, nostalgia. Era nostalgia, la barba lunga. Tu eri ancora in fasce. Tu c'eri e loro erano ancora in fasce, me lo ricordo, lui col biberon e tutto. E c'è appunto quella della guerra che continua, perché nonostante il percorso iniziato, purtroppo la guerra non era ancora stata vinta. Quindi in cortocircuito c'è questo riferimento che viene poi trasportato in tramonti di cartone, portato anche il reboot, che è il libro successivo, che è l'ultimo lavoro che ho fatto prima di questo. E questo in realtà è un punto per quanto mi riguarda. Perché reputo che le parentesi sono belle, ma devono rimanere tali. Quindi quando poi si va oltre, si entra nel manierismo, nel voler fare qualcosa di retorico. Quindi per quanto mi riguarda, al momento la parentesi poetica per me si chiude. E non è un dramma, anzi una vittoria, perché vuol dire che ho fatto un mio percorso, che mi ha dato tante soddisfazioni, tante cose belle. E quindi... starei lavorando su altro, però vabbè, ho fatto ho fatto complicato, e io sono molto simpatico, però purtroppo se non mi do le scadenze non funziono bene, quindi sapete, scrivere un libro di poesia è veramente un gioco, è un gioco che ti aiuta a stare bene, è una bella cura, una cura facile. Scrivere un romanzo è veramente complesso, dato che dal 2011 che non pubblico nulla del genere, mi sono buttato negli ultimi mesi in questa nuova avventura, non so se ce la farò, magari l'anno prossimo saremo qui a parlarne, però sarà complicato. Io nei viaggi che ho fatto, i viaggi poetici che ho fatto, mi sono sempre circondato di splendide persone, di sorrisi, emozioni, è stato bello, però ora è giunto il tempo che io cammini sulle mie gambe, e questo mi preoccupa in realtà, quindi io lo dico, però non lo confermo, non metto striscioni o altro, quindi i miei progetti futuri sono alla base, torno alla base, torno da dove sono venuto, quindi ad un romanzo, però non so ancora. È anche un po' per, secondo me, concludere, no? Un attimo anche ritornare, ecco, per questa struttura ciclica di cui parlavamo. Lui abbandona, però in un certo senso si sposta su di un altro piano, per voi in qualche modo è un nuovo inizio, no? È anche metaforico che, insomma, si lascia un po' la scena anche per certi aspetti a voi che siete... Ecco, anche un po' il simbolo, no? Di una nuova leva in un certo senso. Quindi voi in qualche modo cosa direste, ecco, ai giovani artisti come voi
in un momento come questo, dove appunto l'arte, ecco, no, trova difficoltà a farsi sentire. Così, anche se brevemente, qualche considerazione. Ma come detto prima, anche per la questione dei social, io direi sempre fare, nel senso che non è facile sicuramente, non soltanto avere visibilità, non soltanto farsi vedere, però fare proprio per, sempre tornare al discorso della catarsi, fare perché, per aiutare, per aiutarsi, e io stesso ho detto, cioè, cerco in qualche modo di sfruttare al massimo anche altre forme artistiche, se tutto va bene, dovrei pubblicare le mie canzoni. Lavoro a tanti altri progetti che mi piacerebbe uscissero un giorno, ma non per, ribadisco, non per visibilità, non per far vedere a qualcuno, più altro per me stesso, per completare quella catarsi, che poi in realtà completare è un parolone, perché la catarsi è giornalia probabilmente, soprattutto con l'arte. E quindi niente, il verbo fare penso che sia quello che più posso, quello che più sia la parola più azzeccata che posso usare, cioè non dobbiamo avere paura anche di questa difficoltà nel farsi vedere, di vincere, cioè non ci deve interessare. Oggi poi, come oggi, ribadisco, tornando anche al discorso di prima, abbiamo molti più mezzi per pubblicizzarci, perché ovviamente se facciamo qualcosa è anche per farci vedere, ribadendo il fatto che è per aiutare, per aiutarsi, una visibilità tesa poi a una catarsi del mondo, per migliorarlo, per tutto. Quindi sì, semplicemente fare, non avere paura e non rimandare. Anche a me è un monito anche a me stesso, perché io stesso rimando tante cose per quanto le faccia, ma poi magari non le faccio uscire o ho paura. Quindi è anche un post-it per me stesso, per ricordarmi di continuare a fare, anche se se le cose a volte sono difficili e non vanno benissimo. Poi c'è del verbo fare. C'è del verbo fare, esattamente. Grazie. Ti immagino per dire qualcosa pure a questo punto. Voce del verbo, se mi viene in mente ve lo racconto. Ma comunque, in realtà, io credo che la cosa fondamentale oggi dovrebbe essere quella di, da un lato, non prendersi mai troppo troppo sul serio, anche perché alla fin fine, quando qualcuno inizia a fare qualcosa, parliamo proprio di iniziare, di sperimentarsi, detto a parole povere, non se ne frega nessuno, insomma, siamo semplicemente e modestamente noi, quindi fare qualcosa perché si ha voglia di farlo, nella dimensione in cui si ha qualcosa da voler comunicare, si sente anche il bisogno di farlo, o anche no. Non necessariamente trasformare qualunque cosa in una corsa all'oro, non trasformare qualunque cosa in una prestazione obbligatoria, ma lasciarsi forse un po' fluire in quello che anche nel contingente, nell'attimo, si desidera. Io molto spesso, comunque quasi sempre, credo di aver scritto qualcosina quando non avevo veramente nulla da fare, o quando pensavo che tutto sommato era un buon momento per farlo. E ecco, c'è questa idea che qualcosa non esiste nel momento in cui magari non è pubblico. Non è così. Io credo che tutte le cose che noi magari, tutte le cose a cui noi affidiamo il nostro tempo, tutte le cose in cui noi investiamo tempo, fatica, energia, che siano tanti o che siano pochi, siano più o meno, per fortuna, quella costellazione di componenti che in qualche modo ci definiscono. Quindi fare sì, ma fare per esistere. O anche non fare per esistere, come dire, in qualche modo lasciarci essere quanto più noi possibile in un mondo in cui al contrario forse molto spesso ci si attende che le cose siano fatte in una certa maniera, che si aderisca a una sagoma prefatta, a una storyline già scritta, già vista, a quella famosa, diciamo, parabola costantemente ascendente, quel costante crescere, ingrandirsi, diventare più pesanti, più netti, più definiti, ad avere sempre un peso. Questo non è sempre necessario. Si può prendere una chitarra in mano di pomeriggio semplicemente perché si ha voglia di suonare la canzone del sole per la 320.000esima volta nell'ultima settimana, oppure perché ci va di improvvisare qualche nota, o perché ci va di imparare. Quindi fare arte, se si deve fare arte, perché lo si vuole, e in primo luogo, in qualche maniera, se vogliamo, per nutrirsi, per curarsi, per lasciarsi
essere quanto più espansi e felicemente espansi possibile, perché poi questa vita è una valle di lacrime, quindi se poi continuiamo anche a trasformare le cose belle, quello che ci piace, nell'ennesimo macigno da portare in equilibrio sulla testa, prima o poi questo potrebbe crescere fino al punto da schiacciarsi, e la cura, la medicina, il farmaco, quando poi diventa veleno. Io direi che vale di lacrime, però si conclude bene, ecco, si conclude dopo il esatto, fino a qua ha segnato. Bene, a questo punto direi che loro hanno detto più o meno tutto, e insomma, anche facendoci venire la voglia, no, di leggerlo, approfondirlo. Quindi, qualcuno ha domande? Sì, faccio domande difficili. Prego. Ma che fai? No, non la posso fare da qua. Sì, va bene. Allora, cioè, in realtà hai risposto già. Perché io stavo proprio pensando al tuo percorso letterario, dal primo romanzo, comunque Corto Circuito i capelli non li avevi. Cioè, non già ci non siamo. Avevi. No, il primo sì. Ci sono delle fan oltre 70 anni qua che sono venute per questo. Il primo sì, il secondo già no. Questo giusto per precisare. Intanto, aspetta, anche io ho 24 anni. Non è vero. Comunque, dicevo, la domanda. Tu sei sempre stato un po' l'elemento trainante all'interno di un testo, perché hai sempre collaborato con qualcuno, sin dal primo a questo. Come si è evoluto questo tuo ruolo? E adesso con che animo lo accantoni? Allora, io... allora. È necessario per tutti coloro che vivono una situazione di agio, fortuna, dare un po' un pizzico di questa fortuna anche agli altri. Ma lo avete visto, questi ragazzi hanno un talento nelle parole, nei gesti, hanno il talento nei sorrisi, hanno il talento nella bellezza della loro età, che è piena e ricca, no? E noi lo vediamo ogni giorno con gli alunni a scuola, quanto potenziale loro abbiano. Quindi il mio ruolo di tutor, il mio ruolo è soltanto un catalizzatore delle cose belle. Io sono un magnete, detto così sembra, ma sono magnetico. No, sono un magnete per le cose belle, per le persone belle, per le anime belle che si vogliono mettere in gioco. Non ha senso la letteratura come atto di egocentrismo, ha senso la letteratura come atto di condivisione. Ha senso dare le possibilità, dare il palco, cedere il palco, perché è giusto che sia così. Quando avevo 19 anni, nessuno è venuto a bussare alla mia porta, mi ha detto, senti, vuoi pubblicare romanzi? È stata hashtag valle di lacrime. E quando poi con la poesia ancora peggio, ma tu le poesie non le compra nessuno, non si vendono, è stato un disastro. È stato sempre un disastro per me. Poi, tra l'altro, le persone mostrano un grandissimo disinteresse e questa abitudine di pubblicare libri che ho quasi annualmente ha acuito questo fastidio che provo, questo disinteresse che gli altri mi regalano come feedback, è un po' avvilente. Però è questa proprio la resistenza, andare oltre, perché ogni anno noi perdiamo persone, è uno sliding doors continuo di anime che ci girano attorno. Però qui siamo nuovi sorrisi, nuove possibilità, nuove emozioni, quindi perché arrendersi? Io devo tanto a loro, ogni volta che sono salito sul palco con i miei coautori ho sempre lasciato spazio, perché appunto sono stato fortunato. E ho sempre fatto una preghiera che non vi è ancora fatto, l'altra volta non abbiamo avuto occasione. Io vi chiedo soltanto la cortesia di ricambiare sempre. Se dovesse succedere di collaborare con qualcuno, vedete che qualcuno ha talento, dategli possibilità, fate come ho fatto io. Perché è più bello insieme. Il viaggio della vita può essere triste, ma con qualcuno che ti tiene la mano, anche sul palco, che sta con te, è tutta un'altra storia, è molto più bello. Io, sì, sono logorroico sicuramente, però non amo i monologhi. Stare qui a parlare di me, di quanto sono splendido, sarebbe controproducente e sarebbe il contrario di ciò che scrivo. Quindi ho bisogno di supporto, ho bisogno di abbracci, ho bisogno di visi intelligenti che mostrano talento
ad ogni risposta. Quindi è sacrosanto questo ruolo che noi abbiamo. Fa ridere che io a 34 anni faccia da chioccia, quasi 35 settimana prossima. Però è proprio un dare grazie alla vita e dire la fortuna che io ho è nostra, non è più mia. Quindi è un ruolo che non escludo di fare in futuro, nel senso io se qualcuno qua vuole collaborare e scrivere un libro, per me non ci sono problemi. Cioè io collaborerei con chiunque, a me piacerebbe vedere dei libri che hanno dei cortometraggi, dei libri che hanno delle mostre allegate, a me piacerebbe questo, a me piacerebbe coinvolgere, vedere i ragazzi scendere in piazza e mostrare bellezza. Chiudo questo discorso con una risposta positiva che ha dato un editore l'altro giorno a un mio ex alunno che ha 17 anni e probabilmente quest'anno scrivere il suo primo libro, e per me questa è una soddisfazione perché l'ho mandata io quella mail, ho creduto tanto nel suo progetto e probabilmente verrà realizzato. Allora noi da esseri umani in primis, ma poi da professori, da scrittori un po' più navigati, dobbiamo fare questo tipo di percorso. E chi viene qua a parlare di sé, di bla 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 bla, non mi piace, non sono io. Grazie per la domanda. Altre domande? Perfetto. Nessuno fa battute sui miei capelli. Eh? No, nessuno fa battute sui tuoi capelli, te ne sei fatte abbastanza da solo, direi. Io prevengo. Tu previeni, giustamente. Prevenire è meglio che curare, ecco. Perfetto. Amen. No, penso che allora ci siamo lì di tutto. Io ci tengo veramente ancora a ringraziare tutti voi e soprattutto a loro che si meritano, secondo me, ancora un altro applauso. Veramente. Io ci sto. Dovevi fare io ci sto. Vai, ragazzi, noi ci stiamo. Ci stiamo. Ah, ok. Ci stiamo.